Davide Brivio, un altro boss, in questo caso della Suzuki. Beh, io comincio con una storia. Io mi ricordo che tu mi prendevi in giro perché dicevi che era molto meglio la Superbike quando hai cominciato a venire di qua. E adesso, dopo un po' di anni e tutta questa carriera? Beh, io ho un lungo passato, 11 anni di Superbike, a cui ovviamente sono molto legato, no? E sono due ambienti sicuramente diversi. La Superbike un pochino più, vabbè, la chiamano familiare, ma a me non piace dire familiare perché poi alla fine la famiglia è quella che c'è a casa, non nel senso. Però è un ambiente sicuramente più rilassato, più tranquillo, con meno tensioni. In MotoGP ci sono molte più aspettative, diciamo molti interessi così tra virgolette, ma è per dire che comunque più pressione comunque. Sì, più pressione perché magari le aziende si aspettano di più da quello che è la MotoGP, investono di più, ci sono molte più giornalisti, media, pubblico, quindi più attenzione. Magari fai qualcosa in Superbike, può passare anche abbastanza inosservato, in MotoGP lo sanno prima che tu lo faccia, no? quindi sono due ambienti diversi, ma ovviamente mi sono molto divertito in Superbike. Devo dire anche che, per dire quanto è più rilassato l'ambiente, ci sono certi rapporti umani che ho avuto in Superbike ormai, in cui ho finito ormai 15 anni fa, mamma mia, a cui c'è ancora un legame che se li vedessi è come se ci fossimo visti ieri, no? Alcune persone. E quindi questo è comunque un segnale di quanto sia un ambiente sicuramente un po' più rilassato, c'è meno magari competizione tra i vari team, meno tensione, però questo è più, chiamiamolo, professionale, diciamo così. Comunque tu hai detto, la Superbike è, dico, familiare, la famiglia è quella che si lascia a casa. In effetti molti, in Superbike, i piloti, sono tutti lì con i bambini. È vero o no? Sembra un asilo nido in certi momenti, cioè ce li ha Melandri, ce li ha Ray, ce li ha Sykes, ce li ha Aslam, ce li hanno in tantissimi, ce li ha Ghintoli, ce li hanno tantissimi figli lì dietro. Sì, beh, questo magari ti dice che appunto è un ambiente più rilassato, nonostante ovviamente sia altamente professionale, perché comunque i team, i piloti, i tecnici che ci lavorano sono comunque di tutti bravi e di ottimo livello. Perché il tuo preferito è stato un cuoco, no? Un attuale cuoco, o diciamo un grande chef, Aga, che ha un ristorante adesso. Gestisce un ristorante, è proprietario di ristoranti come alcuni calciatori che non chiamiamo cuochi, però magari. No, beh, sì, con Aga ho avuto un bellissimo rapporto, e ci siamo divertiti, è uno dei piloti che più di quel tipo lì, che rappresentava molto bene la Superbike, quello spirito. Sì, sicuramente, molto, anche un po' imprevedibile, poi insomma, sapete tutti, la moto di allora non era magari al top, però lui riusciva a metterci le pezze, sono quei piloti che piacciono anche per quello, no? Funambolico e poi giapponese, ma con uno spirito molto europeo e simpatico che piaceva molto. E fra l'altro è anche curiosa questa cosa, perché un pilota giapponese era per esempio molto popolare in Inghilterra, era molto amato insomma in Europa. Ma cosa faceva lui invece di allenarsi? No, vabbè, c'è un'intervista, tu ti riferisci a un'intervista che è un po' in giro sul web, però poi non è vero, giocava a golf. Senti, vabbè, adesso io te l'ho chiesto perché è divertente questi trascorsi qui, che ci abbiamo scherzato sopra molto su Superbike, MotoGP, eccetera, ognuno che era legato alla sua storia, poi sei passato in Yamaha, Rossi, sei stato con Rossi, insomma fai i rally, fai tante cose, arriveremo alla Suzuki, dai, ci abbiamo un attimo di tempo, non ti preoccupare, ci arriviamo, perché poi è bella, una bella storia la Suzuki. Allora, tutto questo periodo in Yamaha hai imparato a fare bene il team manager, fin da poter essere quello che sei adesso in Suzuki, diciamo, cioè proprio il massimo, insomma, il punto di riferimento. Ma sì, ovviamente sono arrivato adesso alla Suzuki dopo insomma una bella esperienza in Yamaha, ovviamente esperienza da un punto di vista professionale, e poi credo mi sia servita molto l'esperienza di rapporto con i giapponesi, perché è sempre una cosa piuttosto curiosa.
anche affascinante se vuoi, però c'è proprio questo, l'ho detto più volte, però insomma sono due culture diverse, no? La nostra latina e quella giapponese, noi così un po' improvvisatori, creativi, vulcanici, loro quasi il contrario, metodici, seguono un piano, seguono un programma ben definito, decisioni prese da cui non ci si discosta, noi siamo dei professionisti, ma abbiamo deciso questo, ma non potremmo invece, no? Ecco lì allora è più difficile. E questo, allora, aver lavorato molti anni con i giapponesi mi ha un po' aiutato, soprattutto all'inizio, con Suzuki, le prime riunioni, le prime pianificazioni, sicuramente questa è stata un'esperienza molto utile. Vale ha definito i giapponesi della Yamaha rispetto a quelli della Honda, che sono un po' più, diciamolo, tanto non è più una parolaccia, fighetti, no? Come se fossero dei giapponesi di campagna. Credo che Suzuki più o meno sia quella cosa lì, forse ancora un po' più familiare, no? Sì, ancora più, se vuoi, più familiare. A parte che Suzuki e Yamaha sono veramente nella stessa zona. Fra l'altro, curiosità, ho scoperto che la Suzuki ha sede ad Hamamatsu, e il quartier generale. Invece il centro motociclistico, Motorcycle Technology Center si chiama, è dislocato. E l'indirizzo del centro tecnologico motociclistico è a Iwata City. Ah, ecco, Iwata che è la sede Yamaha. Fra l'altro, una nota curiosa, magari poco importante, però per dirti, quando io vado in Giappone per fare le riunioni con la Suzuki, sto nello stesso hotel in cui andavo per fare le riunioni con la Yamaha, quindi, quindi per dirti che sono lì, sono tutti. E fra l'altro, mi dicono anche che ci sono alcuni ingegneri che lavorano alla Suzuki, il cui vicino di casa lavora la Yamaha, è un ingegnere della Yamaha, addirittura anche all'interno di MotoGP ci sono degli ingegneri di Yamaha e Suzuki che vivono nello stesso quartiere, nello stesso zona, quindi sono davvero molto vicine come mentalità e come idea. Forse la differenza è che ho trovato un po' la Suzuki, l'ho trovata un po' come la Yamaha 10 o 15 anni fa, nel senso che la Yamaha con i successi, Valentino Rossi, una bella storia sportiva che ne è venuta fuori, ha acquisito più sicurezza in se stessa, che è quello che stiamo cercando di fare ai Suzuki.